Ciao a tutti i colors, come state? Stavo riflettendo sul fatto che spesso questa è una domanda che non si fa tanto spesso e a volte ce la fanno le persone sbagliate, persone alle quali non abbiamo mai voglia di confidare nulla. E infatti, a questo proposito, siccome non vi ho chiesto come state a caso, vi invito sotto nei commenti a dirmi veramente come state. Non mi interessa se sono cose belle o cose brutte, tutto va bene. Chiusa parentesi, vorrei arrivare al vero tema del video. Un po' di tempo fa, all'interno del lancio del video Ask, di cui magari vi metto la prima parte adesso, la seconda ve la andate a trovare da soli, detta proprio a romana. C'è stata una bellissima domanda che mi ha colpito, ma proprio perché si tratta di una domanda che merita una risposta articolata, ho detto al mio caro amico Luca: Luca, sappi che la tua è una bellissima domanda, però non ti metto nel video ask, ti dedico un video. A questo proposito vi lascerò il link del canale del mio amico Luca, che su YouTube si chiama Luca non esiste, però vi assicuro che è tangibilissimo. Così vi andate a vedere anche il suo canale, insomma. La domanda di Luca suonava più o meno così: cos'è per te la libertà? Come la vedi e soprattutto se la vedi? È un libro, un film, un quadro? Cos'è per te la libertà? Penso che ciascun essere vivente, respirante, senziente possa parlare di libertà in base a quello che ha vissuto e sta vivendo. La mia risposta è che non sono completamente sicuro che esista. Ho un'idea di libertà, sicuramente come tutte le persone dotate di un minimo di cervello, però non sono completamente sicuro che esista. A questo proposito, sicuramente devo parlare più chiaramente. La mia idea di libertà non è la totale assenza di regole, ma avere un certo range di libertà decisionale che in questo momento non ho. Io respiro libertà quando tu, caro amico, vuoi venire a trovarmi e io ti rispondo: ma certo, vieni a prendere il caffè se sei vicino oppure se sei lontano, ma certo, vieni un fine settimana a dormire da me. Ok, non vivendo solo in questo momento, e per solo intendo naturalmente in una casa mia, perché anche qualora arrivassi ad avere una casa mia, naturalmente dovrei essere assistito. Non vivendo solo, non è una cosa che posso fare, e se anche alcune regole, di convivenza mi possono stare strette, se anche posso proprio totalmente non condividerle e ritenerle fuori dal mondo, a queste devo sottostare. Per me la libertà comprende anche un minimo sindacale di libertà economica. Nel senso, i miliardi non fanno schifo a nessuno, parliamoci chiaro. Però a me basterebbe avere quei 2 centesimi in più per viaggiare dalle 1 alle 2 volte l'anno. Non penso di chiedere tanto alla vita, ma neanche questo c'è in questo momento specifico. Forse per una volta sì, già per due nutro i miei seri dubbi. Quindi per un piccione viaggiatore, o uccello dalle ali spiegate, quello che vi pare, quale sono io, sicuramente siamo ben lontani dall'ideale di libertà.
All'interno di questa libertà non necessariamente io devo essere single, anzi, però forse sulle relazioni amorose è il caso di fare un altro video, quello fatemi sapere se vi interessa, anzitutto quello che ti posso accennare, caro Luca, e quello che posso accennare alle persone che guarderanno questo video, nella mia libertà, qualora trovassi qualcuno che mi supporta e sopporta, c'è la scelta di esserci ogni giorno io e soprattutto la scelta di avere una persona io accanto che non deve dimenticarsi però che anch'io sono una persona, che anch'io continuerò ad avere bisogno di spazi. Inizialmente sposavo la tua tesi del poliamore, ma poi essendomi dopo essermi guardato intorno, sinceramente, ho visto che purtroppo le persone poliamorose tendono a fare ghetto, a organizzare aperitivi ghetto, e se non sei in grado di raggiungere gli aperitivi ghetto non puoi far parte attiva della comunità poliamorosa. Va da sé che figuriamoci, se io me la sentirei mai di intraprendere relazioni più o meno sessuali, più o meno amorose, con più persone che fanno parte di questo circolo. A questo punto ti risponderei: meglio una sana relazione aperta o semiaperta, nel senso che gli incontri si facciano sempre in coppia. Mi va bene anche così, anche perché se mi scegli un fidanzato si presume che mi attizzi pure, piuttosto che la logica poliamorosa che ritengo più complicato da realizzare, per quanto magari può essere sessualmente più intrigante. Nel senso che due stesse persone, anche per una botta e via, non ti daranno mai le stesse emozioni. Possono darti due emozioni positive, ma sempre diverse, saranno. Comunque, penso a questo punto di stare un pochino troppo divagando. Siccome ho voglia di girare un altro video dopo di questo, che come sempre non so quando vedrete, direi che intanto possiamo concludere questo, salutarvi e ricordarvi di seguirmi anche su tutti i miei social, sono su Instagram, su Facebook e su Twitter. Se volete attivate anche la campanella per evitare che YouTube vi disiscriva automaticamente dal mio canale oppure di perdere altri video. Un bacione e alla prossima. Ciao!